Beh ragazzi, qua ZW, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra carriera allenatore. Quest'oggi che carriera allenatore però, perché ho visto che il video della Serie B alla Champions League è andato benissimo e quindi quest'oggi siamo qua con il video dalla Serie C all'Europa che conta. Allora ragazzi, prima di iniziare vi chiedo veramente 15.000 mi piace per il supporto di questo video, perché ci metto veramente tanto a creare video di questo tipo. Infatti pubblico un po' di meno, però sto cercando di pubblicare comunque video più tra virgolette esclusivi, comunque che fanno veramente poche persone. Quindi ragazzi, 15.000 mi piace e l'iscrizione al canale, e vi faccio anche questa scommessa, perché a 15.000 mi piace vi porto dalla Serie D alla Champions. Ci proverò, non vi assicuro niente, non so quanto ci metterò, però insomma ragazzi, ci proveremo a farlo. Comunque, siccome ovviamente la Serie C è una cosa indicativa, perché si sa che ragazzi la Serie C non esiste, quella italiana, almeno per adesso su FIFA, sì, siamo sempre in Serie C, ma siamo in Serie C tedesca, che sarebbe la Bundesliga 3, e sono con il Monaco. Ragazzi, allora, questa formazione era una formazione che comunque non era malissimo per essere in Serie C. Tra l'altro ho trovato anche un giocatore molto giovane che, ragazzi, dopo vedrete quanto è cresciuto, cioè veramente è cresciuto un sacco. Comunque, allora, come prima cosa ormai lo sapete che veramente come primissima cosa io mi metto e vado a comunque mettere sul mercato i giocatori over 30 che so che non rientrano nel mio programma. Comunque questo qua è il giovane Grillinger, penso. Le pronunce sapete che non sono il mio forte, soprattutto quelle non italiane. Già faccio fatica con quelle italiane ogni tanto, figuriamoci con queste qui. No vabbè, dovrebbe essere Grillinger, vabbè, insomma. Dicevo, come prima cosa io mi metto a vedere e a scrutare benissimo i giocatori nel lab rosa, quindi vado a mettere sul mercato gli over 30, rinnovo tutti i contratti, delegate, perché ragazzi è una cosa tranquillissima, vi mettete lì delegate e perlomeno siete sicuri di avere dei giocatori che comunque possono fruttare veramente al pieno il loro potenziale, perché poi le squadre vi vanno a fare offerte ridicole se vedono il giocatore in scadenza, soprattutto per chi appunto come me poi dopo un po' si dimentica del giocatore da rinnovare, e quindi gli arriva tipo la notifica che la squadra X ha fatto già l'offerta per prenderlo a parametro zero magari nel mercato di gennaio, e quindi ragazzi poi vi fregate. Comunque abbiamo tipo 2 milioni e mezzo, anche tenendo conto del torneo estivo, e qui sto provando a comprare Ekelenkamp, giovanissimo dell'Ajax, che riusciamo a prendere anche attraverso comunque una contropartita tecnica, giocatore che io non avrei mai utilizzato, e facciamo il nostro primo colpo a centrocampo. Ovviamente ragazzi, per fare le cose più difficili in queste serie non voglio più prendere nessuno a parametro zero. Ci tengo a dirlo perché altrimenti il primo anno già avrei potuto prendere un sacco di giocatori a parametro zero, eccetera eccetera. Invece no, mi sono proprio messo io questa cosa, questa clausola, diciamo, che proprio non posso, cioè né in Serie C né in Serie B, no. Quindi ragazzi, vedrete proprio tutta una carriera fatta da zero con giocatori acquistati, scambiati, venduti, rivenduti, ragazzi. Cioè, veramente ci ho messo un sacco. Comunque, altro giocatore che qui vorrei prendere al mio Monaco, questo è Manuel Ape, che io ho scoperto a caso perché stavo guardando tipo i giovani attaccanti con una clausola rescissoria abbastanza bassa. Sono andato a cercare in Liga Santander e ho trovato questo Emmanuel Ape, 22 anni, 69 di overall. Voi capite che per una squadra di Serie C, vi ripeto, Serie C è un nome indicativo, per una squadra di Serie C come il Monaco 1860, avere un attaccante 22enne con overall 69 è tanta roba. Infatti iniziamo anche a segnare. Tra l'altro, allenando Ekelenkamp, Ape, Hiller, che è il portiere, che è un portiere abbastanza giovane che avevo già in campo, e poi Grillinger, diciamo che comunque la squadra può prendere
mano. E infatti qui siamo a gennaio e il nostro Monaco è quarto. Tra l'altro vi faccio vedere anche la crescita dei miei giocatori. Qui ci sono dei più 6, dei più 4, Ape già 73, Ekelenkamp 69. E tra l'altro veramente prendetevelo nelle vostre carriere, perché soprattutto a me simulando facevo un sacco di gol. Poi infatti avete visto il gol di Ekelenkamp contro l'Ingolstadt, che era tipo una squadra che non so cosa ci facesse veramente in Serie C, perché io me la ricordo anche in Serie A, quindi in Bundesliga. Ovviamente ragazzi, io faccio sempre confusione fra Serie C e Serie A, però siamo in Bundesliga, quindi ricordatevelo voi, la Serie A è la Bundesliga, la Serie C è la Bundesliga 3. Quindi ragazzi, scusate, ma è veramente devo stare attento a non fare errori per non tagliare, perché è tutto un video così, capite, senza tagli. Detto ciò, avete visto anche l'acquisto di Sebastiano Esposito, comprato per pochissimo, un milioncino, e qui infatti vi stavo facendo vedere i due nuovi attaccanti, cioè Ape e Sebastiano Esposito, tutti e due giovani che stanno crescendo tanto, come vi sto facendo vedere qui, perché infatti siamo alla fine della prima stagione. Questi qui sono la modifica del totale, quindi i plus che sono stati dati ai nostri giocatori, sono cresciuti veramente tanto, però purtroppo, come direbbe Aldo, Giovanni e Giacomo, sì, tutto bello, ma come abbiamo fatto ad arrivare sesti? E quindi ragazzi, si ritorna per il secondo anno in Bundesliga 3, in Serie C. Ok, Serie C che per il secondo anno di fila ci ospita il nostro Monaco 1860, e però quest'anno ragazzi, ve lo spoilero subito, sarà una squadra diversa, sarà un Monaco diverso. Infatti abbiamo tutti i giovani che sono cresciuti, come Sebastiano Esposito eccetera eccetera, soprattutto li abbiamo dal primo giorno, perché comunque alcuni giocatori l'anno scorso li abbiamo presi a gennaio. Poi, come potete vedere qui, sto comprando anche altri giocatori. Qui potrete vedere la trattativa per Agumè, comunque giovanissimo dell'Inter, che per un milioncino e mezzo sono riuscito a comprare, 18 anni, 66, ha anche un ottimo potenziale, quindi ci sta tantissimo. Abbiamo sistemato l'attacco con Ape e Sebastiano Esposito, abbiamo sistemato il centrocampo con Ekelenkamp e Agumè. Qui andiamo a sistemare anche la difesa con Kwasi. Tra l'altro Kwasi ragazzi è un giovane che io vi consiglio, soprattutto per chi dovesse fare una carriera così con squadre piccole, perché cresce tanto e costa poco. E questi sono i nuovi overall dei nostri giocatori, cioè Sebastiano Esposito 80, Kwasi 71, Agumè 72. Ovviamente ragazzi siamo alla fine della stagione, perché cavolo, cioè ci mancherebbe non vincere la Bundesliga 3 con questa squadra. Sì, ve lo dico subito, infatti siamo arrivati primi. Tra l'altro Alba, difensore centrale, che non vi ho fatto vedere durante appunto l'acquisto, però l'ho comprato da solo nel mercato di gennaio, perché comunque anche lui aveva una clausola bassissima. Notate tra l'altro Sebastiano Esposito, 38 gol in Bundesliga 3, quindi 38 gol in Serie C, e una macchina veramente da gol. Quindi finalmente veniamo promossi, andiamo in Bundesliga 2, e questa volta devo dire che ci troviamo ok con 4 milioni, però diciamo che in Bundesliga 2 ci sono squadre veramente toste. Comunque la squadra cresce come sempre, io anche durante tutto questo periodo, tipo magari dove non mi ho fatto vedere, ho continuato ad allenare i miei giocatori. Infatti qua vinciamo addirittura 4-1 in casa dell'Ingolstadt, che tipo il primo anno ci aveva disintegrato nella Bundesliga 3. E andiamo qui a fare una cessione relativamente importante, perché il nostro Grillinger viene venduto per circa 13 milioni, una cifra simile. E questo perché, voi direte, ZV, ma perché l'hai venduto? Che era un giocatore che tra l'altro aveva in squadra, era tipo una bandiera. Ok ragazzi, ci sta, ma dovevo pensare ad arrivare il prima possibile in Bundesliga 1, quindi in Serie A tra virgolette. E quindi sono andato a cercare altri giocatori, tipo con la clausola recessoria, ho trovato Davis, giocatore fantastico, questo qua io già lo prendevo tipo 2 anni fa. E aveva una clausola di 14 milioni, quindi cosa ho fatto? Ho aggiunto giusto quel milioncino extra della cessione di Grillinger e sono riuscito a comprare il giovane talento del Bayern Monaco, ex Bayern Monaco, che infatti
mi sono ritrovato con 84 di overall alla fine. Tra l'altro sono cresciuti tanto anche gli altri giocatori, gli altri giovani. Heckelenkamp diventa 82. Sebastian Esposito è stato molte volte infortunato durante questa stagione, infatti non ha fatto tantissimi gol, ma si ritrova con 84 di overall. Questo difensore qui non l'ho allenato tanto. E anche il nostro Ape comunque ha 81 di overall. Hiller invece è un portiere che in teoria dovrei cambiare. Comunque ragazzi, questa qua è la formazione che ha disputato tutta la Bundesliga 2, quindi ve lo ripeto, l'ipotetica Serie B. Come potete vedere infatti ragazzi, in campionato siamo arrivati primi, tra l'altro con 97 punti più 17 dalla seconda in Bundesliga 2. Al primo anno abbiamo fatto veramente un devasto in questa competizione e quindi ragazzi, finalmente dopo 2 anni di Bundesliga 3 e 1 anno di Bundesliga 2 andiamo in Bundesliga. Bundesliga che finalmente ci ospita, è una Bundesliga che non lo so, un po' mi spaventa. Però secondo me con la ventina di milioni che ci ha dato la società, magari qualche cessione, potremmo tra virgolette affrontare con una squadra corazzata, no? Non troppo, però insomma lì davanti siamo messi bene. Infatti ho detto devo sistemare un pochino la difesa e anche qui ho cercato tipo alcuni giocatori con la clausola, altri giocatori sul mercato, cose di questo tipo. E infatti sono andato tipo a comprare il primo che è Hakimi, scusate la pronuncia. Comunque terzino sinistro, ex Barcellona nel gioco, 24 anni, 73, ci sta, discreto per quello che l'ho pagato. E poi questo Hoover del Liverpool, 20 anni, pagato 1.800.000 e può fare anche il difensore centrale, 20 anni, 72 di overall. Questo era veramente forte. Tra l'altro mi rimanevano alcuni soldi e non sapevo proprio come investirli, al che ho detto ok, guarda che adesso voglio fare proprio una pazzia. Voglio andare a comprare questo Fabio Silva del Porto, che anche lui aveva una clausola rescissoria. Si prende uno stipendio bassissimo, è un giocatore giovane che ha comunque tanto di potenziale e ve lo consiglio anche per le vostre carriere questo. E infatti io ho praticamente speso tutti i soldi per un altro attaccante. Voi direte, ma ZV, ma scusami, cioè in attacco eri a postissimo, Ape a 82 e avevi Sebastiano Esposito che era una macchina da gol, ma perché ti sei andato a comprare un altro attaccante? Avevate ragione, l'ho capito anche io con comunque questo errore sulla mia pelle. E mi è arrivata un'offerta che praticamente mi ha fatto salvare, mi ha fatto dire ok ZV, che culo, vendilo subito. Cioè guardate, 65 milioni per il nostro Ape, che abbiamo pagato tipo 2 milioni. E con questi soldi sono andato a comprare Pavon. Comunque non è il Pavon Dorian, questo è un altro Pavon, che comunque ha 26 anni, 84. Siamo riusciti a comprare con tipo una clausola di circa 30 milioni, quindi volendo ci rimangono anche altri soldi per altri giocatori. E quindi ragazzi ho detto ok, bella, me la sono vista veramente per il rotto della cuffia, però alla fine ce l'abbiamo fatta. E con questi soldi ragazzi ho detto, ma sapete che voglio fare una cosa mezza realistica? Vorrei andare a comprare Manuel Neuer, quindi un portiere che ha 36 anni, non ha più nulla da dare al Bayern Monaco, ha fatto la storia, è una leggenda, per provare quindi a far bene con noi. E quindi ragazzi mi è piaciuta molto questa idea e sono riuscito a comprare il portierone Manuel Neuer, 83 di overall, sistemando alla grande la squadra, perché adesso ragazzi è una squadra molto più compatta per la Bundesliga 1, la Bundesliga quella importante. E quindi ragazzi, questa è la formazione definitiva. Silva è diventato 83, perché io ho già fatto uno skip. Esposito ragazzi mi è diventato 88. Tra l'altro starete vedendo un 4-3-3 perché mi si era infortunato Esposito. E alla fine di tutto quanto ragazzi siamo arrivati settimi al primo anno in Bundesliga, tra l'altro a 3 punti dal Leverkusen. E voi direte, ma ZV, ma quindi non ce l'hai fatta? Come no ragazzi? Settimi vuol dire preliminari di Europa League. E io infatti vi sto facendo vedere l'anno successivo ancora i preliminari di Europa League. Tra l'altro ovviamente qua sto facendo molto veloce, perché comunque non voglio fare un video di 40 minuti. Con i soldi a disposizione dell'anno ancora successivo, perché siamo nell'anno post Bundesliga,
Sto comprando Elmas dal Napoli con la clausola rescissoria. E in più, come ho fatto con Manuel Neuer, ho detto voglio prendere anche un difensore centrale di esperienza per l'Europa. In ambito europeo c'era questo Felipe da Atletico Madrid sottopagato. Ho detto vabbè, prendiamo ragazzi, tanto abbiamo preso già Elmas a centrocampo per il nostro 4-3-3. Quindi questa è la formazione finale. Cioè guardate che overall intanto che sta raggiungendo la mia squadra, cioè 78, 82, 75, ma lì davanti Esposito 89, Pavon 85 e Davis 87. Cioè ragazzi, veramente Esposito qualcosa di incredibile. Comunque, vi faccio vedere anche qui i risultati delle partite di Europa League, dei preliminari di Europa League. E ho vinto 2-0 fuori casa contro il Malmo e poi in casa, sempre contro il Malmo ovviamente, vinciamo 3-0. Quindi adesso skippo e vi faccio vedere quanto abbiamo fatto in Europa League. Io questa volta ho simulato proprio tutto il calendario e poi ci salutiamo. Quindi ragazzi, siamo nel 2024, ho simulato tutto il calendario questa volta e guardate un po', non so nemmeno io quanto abbiamo fatto, però guardate un po' la squadra, perché è diventata veramente un qualcosa di mostruoso, soprattutto non avendo comprato giocatori a parametro zero. Questa volta mi ritengo soddisfattissimo, scusate. Beh, comunque dicevo, mi ritengo soddisfattissimo di questa squadra, dei giovani che ho fatto crescere. Mi dispiace per qualche infortunio di troppo, soprattutto lì davanti. Allora sì, non guardate al risultato in Bundesliga perché siamo arrivati veramente tipo a metà classifica, una roba del genere. Sto guardando un po' nella Coppa di Germania, siamo usciti contro il Borussia Dortmund, fa niente. Ma io voglio vedere l'Europa League, sono curioso, ok? In finale non ci siamo. Vediamo magari tipo in semifinale, non ci siamo nemmeno in semifinale. Ai quarti, ok, siamo usciti ai quarti contro il Leverkusen. Peccato ragazzi, perché tra l'altro il Leverkusen in campionato ci è anche capitato di batterlo. Qui, allora, agli ottavi abbiamo beccato lo Young Boys, abbiamo vinto 4-1. E i sedicesimi, l'Ajax. Comunque, spero che questo video vi possa piacere, perché ci ho messo 3 giorni per registrare tutto questo e sto cercando di fare comunque anche il post dove appunto vi racconto un po' com'è andata la storia senza tagli, per farvelo rendere comunque più scorrevole. Quindi scusate magari ogni tanto delle pronunce sbagliate, dei verbi sbagliati o magari qualche parola mangiata, però appunto sto cercando di farlo tutto senza tagli da mezz'oretta, quindi scusate ragazzi per qualche errorino. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, cliccare la campanella per restare sempre aggiornati, lasciate un bel mi piace e 15.000 facciamo la stessa cosa però dalla Serie D. Tra l'altro non mi sono ricordato ragazzi dell'ultimo episodio con il nostro Macclesfield da miliardo, che praticamente dobbiamo giocare tutta la Champions League, arriverà anche quello, scusate, tranquilli, ve lo prometto che arriverà anche quello. Comunque da ZV è tutto, ci vediamo, seguitemi su Instagram, ciao ragazzi!